La quarantena in campagna è sicuramente un grandissimo privilegio, ce ne siamo accorti dopo pochissimi giorni che il lockdown era iniziato. Non stiamo soffrendo, nessun tipo di, privazione, se non quello ovviamente di non poter vedere gli amici, di non poter fare assemblee, eccetera. La sensazione appunto è che comunque sia così per noi, non solo per noi, ma anche per chi ci sta intorno. Dal punto di vista proprio di sensazioni, almeno a me dà molta tranquillità, nel senso che non viviamo una pressione emotiva esagerata rispetto anche al sapere come stanno gli altri, cosa che invece quando penso ai miei amici che vivono in città, ecco, sto male per loro, soprattutto se hanno figli, perché mi immedesimo e penso, insomma, che sia una cosa abbastanza difficoltosa. Nella vita di campagna, diciamo, ci sono dei ritmi che uno ovviamente deve rispettare, che sono dati dai ritmi stagionali, quello che c'è bisogno di fare per, nel nostro caso, avere cura degli olivi, dell'orto, del frutteto, e questi sono i ritmi, che tu devi seguire. Per il resto, puoi decidere un giorno di lavorare 10 ore, il giorno dopo di non fare niente. Quindi, questa libertà che ti dà l'essere autonomo in campagna, è una libertà enorme che in questo momento ancor più, uno ha. Allora, qui il problema è sostanzialmente questo. Il governo dice noi dobbiamo garantire l'accesso al cibo, poi però di fatto chiude i canali di accesso al cibo genuino, di accesso al cibo contadino. In Italia praticamente tutti i mercati contadini sono stati interrotti, non per effetto di una singola legge, ma nell'incrocio di ordinanze comunali, regionali e nazionali, alla fine abbiamo uno scenario in cui in tutto il paese i mercati contadini sono stati bloccati. La possibilità di avere accesso ora a farsi il proprio orto, che comunque il fenomeno degli orti urbani in Italia è un fenomeno significativo ed ha un ruolo assolutamente centrale nella riproduzione della vita quotidiana di una famiglia, il fatto di avere un orto ed andare da solo al proprio orto a farsi le zucchine. Ecco, questo ora non è possibile perché tutto ciò che appartiene al macro mondo dell'hobbismo è tagliato fuori da questa possibilità. Se non hai una partita IVA agricola, non puoi andare al tuo campo. E questo problema è dentro a reti come Genuino Clandestino, è un problema ancora maggiore perché sono reti dove ci sono sia contadini ufficiali, cioè che hanno una partita IVA, ma anche molti contadini di fatto, cioè che scelgono il rapporto con la terra come modo di socializzare il cibo con gli amici o con i propri coproduttori o semplicemente come una forma di autonomia, di autodeterminazione della propria vita. La percezione che ho avuto, poi ovviamente i numeri non ne ho idea, però ecco della possibilità che si può aprire in questa situazione in cui accaparrarsi il cibo è una delle preoccupazioni principali di tutte le famiglie e di tutte le persone in questo momento, perché in fondo stai tutto il giorno in casa e questo è un cambiamento enorme per la maggior parte delle persone che non sono abituate a fare pranzo e cena a casa, che è una cosa grossissima. Ecco, ritornando al discorso di prima, ad esempio, questo per noi è la normalità. Cioè, noi viviamo qua, noi facciamo sempre pranzo e cena a casa. Che chiunque vive in campagna e lavora in campagna fa così, quindi anche in questo non c'è stata diversità rispetto a prima. Invece, per tutti gli altri. Quindi, cosa mangiare, come comprare, come evitare di fare 2 ore di coda al supermercato è un pensiero che tutti quanti hanno. Da lì io penso che molte persone si siano mosse nel cercare di farsi portare a casa delle cose e magari a quel punto il più possibile cose buone, cose sane. E in questo io. E, insomma, attraverso le nostre possibilità abbiamo cercato il più possibile di sponsorizzare, spingere che la gente compri dai produttori, i quali hanno la possibilità, fortunatamente almeno questo, di fare le consegne. E questa cosa mi sembra che, almeno per quello che Sì. conosciamo noi, per le reti che conosciamo noi, stia
stia funzionando. Dentro la cultura dell'agroecologia, la permacultura e tante altre dimensioni che però appartengono a forme di sperimentazione della cura, ad esempio penso ai movimenti femministi o queer, eccetera, eccetera, c'è un'attenzione al tema dell'interdipendenza, no? Io penso che la situazione in cui ci ha messo Covid-19 sia quello che la consapevolezza dell'interdipendenza in cui siamo, che ha a che fare con il nostro rapporto e con tante dimensioni della vita, e sia una consapevolezza ora potenzialmente più larga di prima. E questa consapevolezza porta con sé forse anche una responsabilità, che è quella di reinventare il modo in cui viviamo, facciamo politica, concepiamo gli affetti, cosa importa, quanto importa, perché importa. Ecco, penso che sia questo lo spazio, uno spazio molto grosso di reinvenzione e di transizione, perché io credo che sì, siamo dentro uno spazio di transizione possibile, dobbiamo politicamente stare molto attenti a rifiutare le narrative dell'apocalisse o le narrazioni della salvezza. E proprio attorno ad alcuni esperimenti specifici è anche possibile provare a costruire delle convergenze tra la questione climatica, no? E quindi questa nuova forma di soggettivazione che ha anche un tratto generazionale attorno alla crisi ecologica, alla crisi climatica, e le pratiche quotidiane di costruzione di piccole infrastrutture di produzione e distribuzione del cibo contadino. Penso ai mercati, che comunque ormai i mercati contadini, ad esempio dentro la rete Genuino Clandestino, si danno a macchia di leopardo, ma più o meno in tutto il paese. Penso anche che in un momento come questo dobbiamo essere anche capaci di costruire piccole differenze anche dal punto di vista istituzionale. Cioè una battaglia che dica ora più che mai i pesticidi sono la morte e i pesticidi vanno vietati regione per regione, diventa qualcosa sul quale noi dobbiamo essere capaci di parlare con dei sindaci, con degli amministratori, con dei tecnici che operano all'interno del regolare sviluppo delle istituzioni e via 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 di questo passo. Ecco, io penso che una nuova. Siamo nella condizione di poter proporre e sperimentare una nuova semplicità. Questa nuova semplicità ha a che fare con i punti di vita, un po' meno con i punti di vista, un po' meno con i dibattiti ideologici, se viene prima il comunismo e l'anarchia o se siamo riformisti o rivoluzionari, un po' più con i punti di vita, provando a capire che cosa ha significato per noi e come possiamo reinventarlo collettivamente.